Sono 100 anni di presenza attiva e formativa del nautico nel centro di Genova, da Piazza Palermo poi qui alla Calata d'Arsena, con una attività intensa, sempre molto attuale, molto collegata alla vita produttiva della città, e ha dato molto spazio alle professionalità del mare in modo talmente eccellente da diventare il più importante istituto nautico d'Italia e certamente uno dei più prestigiosi d'Europa. Insieme con questo si è anche modernizzato, perché una delle caratteristiche forti del nautico è stata la capacità di innovazione. Ha dato spazio alle tecnologie digitali, ha dato spazio ad una prosecuzione della formazione nell'Istituto Tecnico Superiore, di cui è la scuola di riferimento, la scuola capofila. Il più grande nautico d'Italia e diciamo anche il più moderno, è l'ultimo che è stato costruito in allora dalla provincia di Genova, con una scelta vincente nella collocazione migliore d'Arsena. Quindi è un istituto che anche dal punto di vista simbolico rappresenta il cuore della formazione dell'anima di questa città, che è l'anima marittima. Tanti giovani che sono stati formati nel passato, che hanno fatto una luminosa carriera, tanti giovani che lo frequentano adesso, con una filiera a Genova importante, perché tra nautico e accademia si ha la filiera più importante, anche questa a livello nazionale, perché una gran parte degli studenti del San Giorgio poi transitano attraverso l'accademia per una professionalizzazione completa, e oggi noi siamo a livello che da Genova riusciamo a soddisfare il bisogno di un terzo della marineria nazionale. Oggi è un compleanno importantissimo, quello del nautico San Giorgio, che è una sede che è stata progettata e finanziata dall'allora provincia, adesso città metropolitana. Questa è una cosa che ci deve fare molto pensare, di avere una visione metropolitana, perché non solo i ragazzi di Genova frequentano questi istituti, ma anche quelli della provincia e delle riviere. Quindi in una sinergia che è metropolitana, se noi riusciamo ad avere una visione più ampia, riusciremo a formare del personale che per il futuro sarà ancora, diciamo, molto più importante, perché le sfide, specialmente sulla tecnologia, sono sempre, diciamo, più agguerrite. Quindi io faccio i complimenti a questo istituto, faccio i complimenti alla ex provincia e l'attuale città metropolitana per aver avuto questa lungimiranza sul futuro di questi ragazzi. Un ragazzino iscritto a questo istituto ha postato qualche giorno fa un TikTok. Il mondo è fatto anche di questo, non dobbiamo demonizzare tutto questo. Lui l'ha fatto, un video sintetico che dice la gioia del ritorno a scuola, con immagini miste, immagini di mare, lui vive vicino a Camogli, ma immagini di scuola, di zaini, di classe, la gioia del ritorno in presenza. E lui ha detto: l'ho fatto anche per dire quanto è bello iscriversi a un percorso e un istituto nautico, per chi si vorrà iscrivere al nostro istituto o istituti come questo e percorsi come questi. Che grande responsabilità e che grande messaggio. Quel video ha fatto quasi 1 milione di visualizzazioni. Pensate quanto è importante la consapevolezza dei ragazzi e la grande vicinanza dei ragazzi ai loro percorsi e alla loro scuola. Se un ragazzo posta questo con queste finalità, vuol dire che questa è una grande scuola.